Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata dell'Economia Senza Segreti, diciamo l'ultima prima della pausa estiva. Ringrazio chi ci ha seguiti durante quest'anno. È un po' che non faccio questo video, questa rubrica, perché effettivamente ho voluto valutare il nostro percorso per poter poi trarre delle conclusioni e darvi di nuovo delle interpretazioni, delle previsioni per il prossimo futuro, da settembre in poi. Infatti, se guardate bene tutto quello che è stato detto in questa rubrica, o anche nell'intervista fatta all'epoca con Carlo Savegnago insieme con Valerio Malvezzi, posso orgogliosamente dire che ci abbiamo visto giusto. Abbiamo previsto il problema delle materie prime, abbiamo previsto il problema relativo alle moratorie, abbiamo previsto che questa crisi è solamente rinviata perché la vera crisi verrà fuori con i licenziamenti e questo continuo prorogarsi. In realtà non è altro che rinviare una situazione che prima o poi ricadrà ulteriormente sull'economia reale. Quindi questa puntata non è una puntata dove si analizzeranno nello specifico delle situazioni precise. Farò una chiacchierata così di qualche minuto per darvi degli spunti. Allora, nell'ambito bancario è evidente che quello che è successo l'anno scorso non si è ripetuto quest'anno. Nel 2020 le banche sono state costrette, grazie all'intervento del fondo di garanzia, a dover dare numerosi finanziamenti. Quest'anno però il mondo bancario ha trovato le formule sostanzialmente per poter dire di no soprattutto a coloro che ne hanno veramente bisogno. Penso a tutti quei settori che sono stati chiusi inesorabilmente per molto tempo e che quindi non sono in grado di fare delle previsioni. È un po' come se vostra moglie o vostro marito vi dicessero: vestiti in quella maniera, fatti i capelli in quella maniera, eccetera, tu ti prepari, vai per andare fuori e ti dice: mi dispiace, non mi piaci più. Quello che sta succedendo in questo momento è anche, diciamo, l'ultima chicca che tutte le aziende che hanno dovuto aderire di nuovo alle moratorie in realtà non potranno avere nuovo credito per almeno 2 anni se non saranno e saranno costantemente monitorate dalle varie banche. È un'altra delle chicche che ovviamente magari molti imprenditori nemmeno sapevano al momento in cui hanno firmato le nuove moratorie. Parlo di moratorie e parlo di banche perché sostanzialmente è quello che conosco dal vicino, ma che è la ripercussione un po' come la foce del fiume. Mentre ci sono tante altre situazioni, sempre in ambito economico, che lasceranno dei forti strascichi. Penso a coloro che hanno fatto, tutte le aziende che hanno fatto partire l'ecobonus, che già è stato un parto inesorabile con una selva di situazioni che anche qua avevo previsto tempo addietro. Andatevi a rivedere quella puntata dove si parlava di ecobonus, si diceva: attenzione, quando c'è qualcosa di statale io mi metto sempre le mani nei capelli. Bene, penso a quegli imprenditori che nonostante questa selva di situazioni, di norme, di cambiamenti, hanno comunque raccolto degli ordini e poi si trovano con il prezzo delle materie prime in forte aumento, addirittura con dei grossi problemi di approvvigionamento e quindi magari con dei listini che, oltre a essere aumentati, perché ovviamente poi molti ne hanno anche approfittato, però dal punto di vista di margini questo è diventato veramente un cane che si morde la coda. Quindi anche questo settore si trova in forte difficoltà insieme con tanti altri perché vi è una speculazione finanziaria molto forte. Ho fatto presente qualche tempo fa, se ricordo bene, vi era un container di giochi preziosi fermo in Cina, già pagati 15 milioni di euro. Signor Prezioso ha dovuto sborsarne ulteriormente altri 45 per portare della merce che aveva già regolarmente acquistato. Ecco, questo è quello che sta succedendo, queste sono le cose concrete, signori miei. E la terza cosa non concreta, che però purtroppo arriverà prima o poi, saranno i licenziamenti. E questo ancora non è avvenuto, e questo è ancora, secondo me, quello che sta succedendo in ogni ambito. E ovviamente faccio un riferimento anche al discorso Green Pass, ma non al discorso Green Pass per lo strumento. Affinché Confindustria vi venga a dire che per lavorare servirà il Green Pass, serve sempre per mettere qualcuno con le spalle al muro per dover lavorare. E io mi sorprendo che i sindacati che rompono le scatole dalla mattina alla sera per difendere i lavoratori, giustamente, in questo caso non abbiano fatto
una levata di scudi. Perché mi sembra veramente che stiamo andando su una deriva molto, 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 molto difficile per i lavoratori dipendenti. Ok? È una situazione che dal mio punto di vista comporterà forse finalmente una reazione da parte della gente, perché in questo momento qua si è tutto quanto annebbiato di fronte al discorso vaccini. Invece il problema non è di salute, signori miei. Se no, se la salute fosse e il lavoro fossero veramente al primo posto di un governo, molte misure non sarebbero state prese. Ecco, vi dico questo perché purtroppo la previsione per i prossimi mesi non è positiva dal punto di vista di lavoro, assolutamente no. Quindi, nonostante ci saranno molti indicatori positivi, perché ovviamente veniamo da una crisi enorme, se hai fatto meno 50 prima, fare più 3 è una cavolata. Quindi dimenticatevi le statistiche a partito preso, guardate la realtà. Purtroppo, come sono state date giuste indicazioni precedentemente, proprio sull'ecobonus, proprio sulle materie prime, l'inflazione e quello che riguarda il mondo bancario, e forse anche in parte sulle cripto, insomma, nonostante qualche sbandata, insomma, il mondo cripto comunque ha seguito un determinato percorso. Bene, attenzione che i prossimi 6 mesi, che già dal mio punto di vista ci sarà una crisi di governo o una crisi politica da fine ottobre in poi, segnatevelo, da metà ottobre, metà novembre, secondo me ci sarà una forte crisi politica. Attenzione perché secondo me questa crisi politica sarà proprio relativamente al discorso lavoro. Perché purtroppo, signori miei, questa rubrica si chiama L'economia senza segreti. In realtà l'unica cosa che non ha segreti è proprio il lavoro. Se la gente lavora, c'è felicità, c'è soddisfazione, c'è reciprocità, si può creare una famiglia. Ecco, tutti gli indicatori, tutti i feedback, tutte le informazioni sono per fare in modo che non ci sia né lavoro, né salute e né famiglia. E questo, secondo il mio punto di vista, è la grande sfida per i prossimi mesi.